trovate nel studio di Obiettivo News. Domenica 29 ottobre ad Aglie ci sarà la mostra mercato delle cianfrusaglie organizzata dall'Avis, un appuntamento annuale imperdibile, e ne parliamo con Tamara Zana, presidente dell'Avis di Aglie, e con Michele Amore, benvenuti. Grazie. Grazie a te. Mostra mercato delle cianfrusaglie. Ebbene sì, devo dire che siamo arrivati, credo ormai quasi alla 40ª edizione, perché penso che i nostri predecessori abbiano incominciato ad organizzare questo mercatino intorno all'85-86, e con gli anni si è sempre cercato di migliorarlo, ampliare e non perdere queste tradizioni che ci hanno lasciato i nostri predecessori, ecco. Domenica sarà una bellissima giornata, speriamo. Abbiamo parecchi banchi che hanno aderito, tra hobbisti, artigianato, abbiamo i nostri produttori alla Diesi, e che dire, speriamo sia una bella giornata. Vi aspettate tantissime bancarelle, se non sbaglio? Assolutamente sì, perché dobbiamo dire che siamo arrivati quasi ad avere 80 banchi, e quindi speriamo, insomma, a fine serata di poter dire ce l'abbiamo fatta, ecco, come sempre. Come verranno dislocati? Allora, praticamente la manifestazione, il clou della manifestazione è Piazza Castello, dove la piazza, diciamo, più grande a ridosso del castello, verranno sistemate le varie bancarelle. Invece nella piazza più piccolina ci sarà la castagnata e la distribuzione anche della polenta, e sulla locandina c'è scritto polenta E, perché in realtà sarebbe polenta e spezzatino, polenta e salsiccia, polenta e formaggio, e quindi per semplificare, insomma, dall'anno scorso abbiamo provato a farla, a fare tutto noi, anche, insomma, lo spezzatino, e quindi ci siamo buttati. È stato un successo l'anno scorso, e quest'anno, che dire, replicare. Ce n'è per tutti i gusti, quindi, sì. Quindi non soltanto è la mostra mercato per quanto riguarda, appunto, le biste, i produttori, gli artigiani, ma anche Caldarroste, quindi anche il palato, polenta, sì. Insomma, anche il palato verrà soddisfatto. Esattamente. È un evento impegnativo da organizzare, siete comunque volontari impegnati. Parecchio. Partiti a giugno con la discussione dei volantini, poi l'interruzione di agosto, perché tanto c'era mercatini in giro, certo. Battuti tra Pugnia e Castellamonte, tutte le domeniche, il sabato anche, primo del mese, più adesso poi domenica mattina mettersi lì a fare polenta, come l'altro anno, circa 10 kg di polenta girati in 3 ore, 4 ore, come sta. È impegnativo, però ci sta, è un bel evento. Io, da parte mia, sono felice di partecipare a questa cosa, e poi grazie anche al presidente che ci aiuta parecchio, è bello, un bel evento. Sì, un bel evento che unisce le persone, sì. Unisce i soci dell'Avis, unisce i donatori. Sì. Unisce i donatori, infatti, oltre al direttivo, diciamo, domenica abbiamo l'aiuto fondamentale di diversi donatori, perché, come si sa, per fare un bel evento c'è bisogno anche di tante mani, e quindi abbiamo aiuti anche da donatori che non fanno parte del direttivo, ma ben contenti di aiutarci e passare comunque una domenica piacevole insieme. Certo, quindi, appunto, un evento che ha una valenza a tutto tondo, quindi non soltanto quella di stare tutti insieme, fare qualcosa per il paese, raccogliere magari fondi che è utile all'associazione, ma anche sensibilizzare per la donazione del sangue. E infatti, in questo senso, noi siamo sempre pronti anche per pubblicizzare le nostre donazioni e venire incontro ai donatori quando hanno delle esigenze particolari. Certo. Si cerca sempre di, insomma, di venirgli incontro e fare il possibile. Domenica sarà una levataccia, perché con tutti questi banchi che abbiamo
diciamo che noi alle 5, partire dalle 5 e mezza del mattino saremo già in Piazza Castello, perché per forza, per aiutarli, direzionarli, assolutamente, assolutamente sì. Quindi non vi appoggiate a un'agenzia, ma andate praticamente a cercare i produttori, gli artigiani del territorio. La richiesta è grande, perché altre prodotti da Torino, proprio la provincia di Torino è Torino. Certo. È stato un evento bello l'altro anno. Il tempo speriamo che ci aiuti. Non parliamo delle prescrizioni, è quella la discriminante, solo il tempo. Una bella giornata di sole, certo, aiuta. Certo. Speriamo che ci venga tanta gente, anche oltre ai produttori, che vengono tanta gente. Infatti, poi una location come Piazza Castello. Beh, è bella. Non ho ricordato prima, sì, perché ci sono dei banchi a partire dai produttori aladiesi che saranno collocati proprio sotto i portici per sfruttare, diciamo, tutto il centro del paese, e ad oggi siamo praticamente quasi al pieno anche sotto i portici. Avremo anche i nostri coscritti, che li ospiteremo per una raccolta di fondi. Si faranno conoscere anche questi coscritti, e insomma speriamo sia una bella giornata, ecco, in allegria. E la polenta si potrà degustare direttamente lì? La polenta sì, si degusterà sulla piazza del castello, ci saranno appunto tavoli, sedie, e la distribuzione avverrà lì, dove inizieremo già a fare le castagne, le caldarroste, già dalla mattina. Certo. Caldarroste, vin brûlé e poi la nostra polenta. Certo. Polenta è, come se qualcuno polenta quando mi chiama mi dice: cosa vuol dire polenta è? Gli ho detto: polenta è sorpresa. Ha scelta, sul momento. Scelta, sì, così. Sì, perché anche le castagne comunque hanno bisogno di preparazione, perché insomma, lavarle, tagliarle tutte. Preparare il fuoco, preparare tutto. Comunque abbiamo tanta gente che ci lavora, fortunatamente, non siamo da soli. Sì, no, tutti gli anni siete comunque un gruppo numeroso. Che la squadra che c'è. Intorno. Questo è importante. Sì. E poi c'è il patrocinio del comune, comunque. Assolutamente, che ringraziamo a nome di tutto il direttivo, di tutta l'associazione Avis, perché comunque sono stati veramente gentili e disponibili ad aiutarci ad organizzare nel migliore dei modi questo evento. È pubblicità del territorio sicuramente, però comunque non è sempre tutto scontato avere un appoggio per qualsiasi cosa, anche dalla più banale, e comunque questo. Già purtroppo la burocrazia ci si mette di mezzo, ma comunque devo dire che ogni volta che andiamo a bussare quella porta ho sempre trovato delle risposte positive, quindi un grande grazie va anche all'amministrazione, ma non solo, devo dire anche ai dipendenti, perché veramente solo l'altro giorno dicevo, io ogni volta che vado a chiedere qualcosa sono comunque sempre disponibili tutti quanti, e questo non è una cosa da poco, esatto, bisogna dirlo. È veramente, e quindi una cosa, un grande grazie va comunque anche a loro. Certo. E vogliamo ricordare anche qualche donazione? Cioè, c'è qualche donazione in calendario? Assolutamente sì. Vicina. Sì, abbiamo imminente la donazione del 5 novembre a Cuceglio, Sangue Intero, che è una domenica, e poi lunedì 4 dicembre abbiamo la donazione del plasma con l'automoteca in Piazza Castello. E poi una news, se possiamo, certo, se possiamo dirla, l'anno scorso avevamo fatto un augurio di Natale ai nostri donatori, quest'anno lo ripeteremo, sempre sotto i portici e dagli sarà il 16 dicembre, è un sabato, dove avremo modo di fare la premiazione dei disegni per il calendario dell'Avis 2025. E abbiamo pensato di fare un concorso a partire dall'asilo, dalla scuola dell'infanzia fino alla terza media, e quindi il 16 di dicembre avverrà appunto questa premiazione, e scopriremo chi saranno questi bimbi artisti. La valutazione sarà
assolutamente anonima, perché abbiamo fatto un regolamento dove il bambino dovrà andare a mettere un numero dietro il disegno, mm-hmm. e le maestre faranno un elenco, non in ordine alfabetico, al quale corrisponderà il nome, quindi più anonimo di così. Sì, quindi proprio. Anche perché essendo proprio di Aglie e conoscendo comunque tanti bimbi, la giuria sarà composta da 5 persone, ma mi sembrava corretto avere proprio in modo il segreto, modo trasparente, ecco, almeno, così non almeno non ci sono, ecco, sì. Hai scelto quel disegno lì perché esatto. Il bimbo è poi ecco, esatto. E visto che la famiglia vicina è molto grande, certo. Abbiamo pensato di farlo in maniera anonima e questi bimbi saranno premiati sabato 16. È una cosa carina. È una novità, perché questo è nato da una chiacchierata in realtà che avevamo fatto io e la vicepresidente Marta Gagno, perché dall'anno scorso abbiamo incominciato a fare il calendario Avis con le nostre foto dei nostri eventi che facciamo. Quest'anno abbiamo replicato sempre con le foto in una maniera diversa e abbiamo detto perché non provare a far disegnare, certo. ai bimbi le pagine del nostro calendario, che saranno comunque diverse, perché dall'asilo alla terza media ovviamente, certo. l'evoluzione è diversa, però è una cosa carina, diciamo. Vuole essere anche un modo per avvicinare comunque i bambini all'Avis, assolutamente sì. Tutti i bimbi che parteciperanno avranno un pensiero, riceveranno un pensiero da parte nostra, che dire, è una novità. Certo. Anzi, per quanto riguarda le scuole, devo dire che come d'abitudine da anni offriamo le castagne ai bimbi della primaria e della scuola media. Dagli E faranno la castagnata il 30 di ottobre e le castagne le offriremo anche alla scuola di Cuceglio, perché come molti di voi sanno noi prelievi li facciamo anche, certo. a Cuceglio, quindi è giusto ricordare anche i bimbi dei donatori di Cuceglio, e quindi le castagne verranno offerte anche alle scuole di Cuceglio. Loro la castagnata la faranno il 30 di ottobre e quindi penso che come Avis nel nostro territorio siamo abbastanza presenti, ecco. E domenica invece la mostra mercato della Cianfrusaglia sarà tutto il giorno, immagino, tutto dal mattino giorno. Fino a cena. Dal mattino alle 7, più o meno quando arriveranno i primi espositori, fino a 7, 6 e mezza, 7, quando chiuderemo, certo. dalla notte chiuderemo, sì, tutto. Sì, sì. Puliremo tutto. E puliremo tutto, certo. sì. Pantaloni. Sì, perché tutto quello che non viene mai detto è la parte appunto organizzativa, il lavoro che viene fatto prima e il lavoro dopo, che viene fatto come dopo. Come dico sempre io, organizzare un evento, poi sbagliare, per carità, è umano, direi mm-hmm. che solo chi non prova non può sbagliare. Sì, certo. Però è faticoso perché c'è sempre un prima e un dopo, mm-hmm. che non va mai dimenticato, sì, perché infatti, è fondamentale. Infatti. Anche quello, poi certo che le ore vive dell'evento sono bellissime per tutti, perché ognuno di noi ha il suo compito, il suo ruolo, per carità, però non bisogna mai dimenticare che c'è sempre un prima e un dopo, ma devo dire che nella nostra associazione se lo ricordano abbastanza tutti, quindi. Però non se, anche questo non sempre è scontato, ecco. Sì, è vero. Perché va detto comunque sempre anche questo, poi vabbè, la colonna portante c'è, ma bisogna avere comunque l'aiuto, sì, una bella squadra. È difficile fare le cose. Infatti. Soli. Possiamo aggiungere qualcosa sull'appuntamento di domenica? Che dire, vi aspettiamo numerosi, speriamo che l'evento vi piaccia, che chi viene a visitare veda insomma questi banchi che sono veramente veramente tanti, e che dire, degustare le nostre calde arrosse e la nostra polenta. Il nostro menù. E che dire, vi aspettiamo numerosi. Grazie mille. Grazie a te. Allora, domenica 29 ottobre a Dalie per la mostra al mercato delle Cianfrusaglie, castagnata, polenta e non potete mancare. Venite a provare l'Avis di Dalie e continuate a seguire Vittim News. Buon proseguimento.